שלום לכם, קדושים בריא, עוד שם יש השם, זה מסכת פסחים, דף צדיק ה. אורה, איניציאו, דלקווינטה ריגה, נעוד א'. תרבנן, המשנה הבריתה, היה עומד חוץ למודיעין, שאונו אירה, המסג'ורנו, אל כבר תודי צ'סימו די ניסן, L'infol di Modin, che si apprestava ad andare in viaggio verso Gerusalemme per offrire il Corban Pesach, Viacholi Canes, Mesosim e Pradim. Adesso diciamo che qualsiasi ragione, o durerebbe troppo tempo, o perché c'è troppo traffico, o qualsiasi ragione. Adesso lui c'ha la scelta di cavalcare un cavallo o un mulo. E avremmo potuto pensare che forse avrebbe l'obbligo di fare infatti così, di cavalcare un tale animale per giungere in tempo a Gerusalemme. Yachol Yachaya, avrei potuto pensare che ha questo obbligo Talmud Lomar, perciò ci viene a insegnare che non è così, non ha l'obbligo, poiché la Torah dice Uderech Loaya, che se uno non era in viaggio e non fece Vechadar Asod HaPesach e non offrì Korban Pesach, allora è colpevole e castigato con Karet. Ma se uno è in viaggio, allora ciò è sufficiente per scaricarsi qualsiasi castigo. Infatti, Vela, e questo tale tizio, Ayabeder, era in viaggio. Era già in cammino. Perciò non è Karet. Adesso un'altra legge. Ayabeder di Finimina Modin. Se era in viaggio da Modin, e secondo Rabbi Akiva, no, questo non è considerato un posto lontano, però non ce la fa in tempo arrivare a Gerusalemme a causa di troppo traffico, che c'erano i cammelli o delle carrozze davanti, di fronte a lui, e non e c'era un ingorgo di traffico che ostacolò la circolazione, avrei potuto pensare che non è colpevole. Yachol lo yachayav, invece Talmud Lomar, invece sì è colpevole. Ubederach lo haya. E vorrei, infatti, questo tale tizio, lo haya bederach, non era lontano, poiché era vicino. E il fatto che c'erano queste carrozze, o cammelli, o quello che sia, che ostacolavano il suo procedere, avrebbe potuto semplicemente lasciare la sua famiglia dove erano, andare di fretta a Gerusalemme, offrire il sacrificio e ritornare a prendere la sua famiglia. Amarava, adesso iniziamo un nuovo capitolo, e cioè in senso un nuovo soggetto, è un soggetto di astronomia. Amarava Shita Alfe Parse Have Alma. Il mondo ha una, adesso non sappiamo se Rava si riferisce a lunghezza o a superficie. 6.000 parsot, il mondo ha 6.000 parsot, 6.000 parsot. Cos'è una parsa? Un mil ha 2.000 amot, 2.000 braccia, e una parsa ha 4.000, perciò una parsa ha 8.000 braccia. Vi sono fatte le chia alfa parse, e lo spessore del firmamento è, ha uno spessore di 1.000 parsot. E dice come là che ciò che disse Rava lo sa da Hadagmara, uno è che lo ricevette come un insegnamento, una tradizione del suo maestro, e Hadasvara, e d'altro canto anche lo dedusse logicamente. Saval, e adesso Rava, Savala Kihad Amar Rava Barbarhana,
che Rav Hanan disse a Rav Yochanan, disse in nome di Rav Yochanan, Kama malach adam benuni biyom. Quanta distanza può percorrere una persona durante un giorno medio, ossia un giorno che il giorno e la notte sono uguali, Esser parsot, 10 parsot, che sono 40.000. Ma lo shachar vada netzachema 5.000. Dal momento che spunta l'alba finché sorge il sole, può camminare 4, scusi, 5 milin. Mishkat HaChama, Atzeret HaKochavim, 5 milin. Anche dal tramonto fino a notte può camminare altri 5 milin. Perciò Nimzav Yoshel Rakia, Echad Mishishabiyom, che lo spessore del firmamento è una parte in sei, poiché dal momento abbiamo detto che uno può camminare 5 milin fino al fino a Netzachama, e da Netzachama fino al tramonto cammina altri 30 milin, in totale sono 40 milin. E perciò dice, questo è lo spessore del firmamento, poiché siccome il mondo ha una lunghezza di 6.000 parsaot, dividiamo ciò in 6, poiché le 30 milin che uno cammina dal spuntare del sole fino al tramonto sono 30 milin, dividiamo ciò in 6, e abbiamo 5, è come se fosse un'unità di tempo, 5 milin, quello che dura per camminare dal sorgere dell'alba fino a spuntare il sole, ugualmente al stesso periodo che ci vuole per camminare 5 milin dal tramonto fino alla notte. Perciò questi 30 milin che uno cammina durante il giorno, dividiamo in 6. Perciò 6.000 divise per 6 sono 1.000, 1.000 milin, scusi, 1.000 parsot. E quello che dice qui la Gemara, che Nimzav Yoshel Rakia, Echad Mishisha Biyom, che dividiamo il firmamento in 6 e perciò abbiamo 1.000 parsot. Metivi chiesero delle Shiva, e sfidarono Rava, poiché Rabbi Yehuda Omer, Obyoshi Rakia Echad Measara Beyom, che lo spessore del firmamento è un decimo della distanza che il sole compie nel tragitto durante un giorno. Ti dà Kama Malach Adam Benoni Beyom, Esser Parsot. Abbiamo detto che uno cammina dal sorgere dell'alba fino alla notte 10 parsot, che sono 40 milin. Umerota shachar netzachama 4 milin. Adesso qui cambia. Prima ha detto che sono 5 milin, però invece Rabbi Yehuda dice che sono 4 milin. E mishkat hachama vatzedek hachavim 4 milin. E dal tramonto fino alla notte sono 4 milin. Perciò abbiamo nimzeto veloce rakia 1 me'asara biyom. Adesso la differenza sono 4 e 4 sono 8. Perciò 40 meno 8 sono 32. E adesso, come ho detto, che dal sorgere dell'alba, da Lota Shah fino a Netzachama, sono 4 milin. 4 diviso per 40 sono un decimo. Perciò, siccome Rava ha detto che il sole cammina per una distanza di, cioè il percorso per tutto il mondo è di 6.000 parsaot, dividiamo 6.000 per 10, abbiamo 600 parsaot, secondo qui dice, benché la Gemara non lo dice questo. Perciò diciamo là, tiufta drava tiufta, perciò ciò che disse Rava, che sono
5 millin, invece secondo la Müller sono 4 millin, perciò respingono la tesi di Rava. Ma lei mette la giusta di Rav Yochanan. Forse ciò potrebbe anche confutare ciò che disse Rav Yochanan. Amalach, Rav Yochanan potrebbe rispondere che Anna bimah hu de amre, Ramana hu de katao. Cioè loro si sono sbagliati, Rava e Ula si sono sbagliati, che loro dissero che sono 5 milin. Dal sorgere del sole e fino alla notte. Invece dice Rabbi Yochanan che no, de kachashvan de kadma bechashocha, cioè che veramente quello che loro dicono 5 milin sono veramente la gente si alza prima dello spuntare dell'alba e la gente va a dormire dopo che diventa notte. E perciò c'è questa differenza di un mil tra 4 mil e 5 mil. Perciò dice Rabbi Yochanan che veramente lui considera 4 mil, come disse Rabbi Uda. E perciò non può, no, Rabbi Yochanan non può essere confutato da ciò che abbiamo visto. E perciò dice Rabbi Yochanan che io veramente non intendevo esattamente dal spuntare dell'alba fino alla notte. E perciò possiamo dire che le stelle possono essere avvistate 4 milin dopo il tramonto. E ciò è un'indicazione, veramente più di un'indicazione, è un'alakha, quello che noi usiamo come alakha per quando diventa notte, specialmente per sapere quando termina lo Shabbat. E i rishonim dicono che c'è un problema perché Gemara altrove disse, ma sempre Shabbat, che veramente un mil, la distanza tra il tramonto e la notte, sono il tragitto che una persona può fare camminando di 3/4 di mil, non 4 mil come abbiamo visto. E perciò vi è questo problema che apparentemente vi è una contraddizione, che da un lato diciamo che sono 4 milin, all'altro lato diciamo che sono 3/4 di milin. E perciò si può dire, la risposta è che vi sono due tipi di tramonti, che da un lato consideriamo che le stelle che possiamo avvistare sono stelle medie e che questo è l'inizio della notte e questo accade dopo 3/4 di mil, dopo il tramonto, mentre invece la nostra Gemara che dice che sono 4 mil, questo è molto più tardi di notte, quando la notte diventa completamente scura. Il cielo diventa completamente scuro e allora si vedono molte più stelle. E questo veramente accade dopo 4 milin. E perciò questa è la differenza, che vi sono diverse opinioni, giustamente quando è notte. Ora vorrei chiedere, lei mantiene la della forse ci poteva dire che ciò è una confutazione contro ciò che disse Rabbi Hanina nel daf precedente, in daf Tzadikim Lavudbet, che Rabbi Hanina disse riguardo al posto dove andò, dove Lot andò durante la distruzione di Sdom, che andò da Sdom fino a Zoar,
la città Zoar, e Rabbi Chanina disse lì che io vidi questo posto e lo misurai e ha una distanza di 5 milin. Perciò vediamo che per 5 milin, perché lì dice, il verso dice che è l'inizio quando sorse l'alba, e poi disse che giunse quando era Netzach Hamah. Perciò vediamo che questa distanza è 5 milin, non 4 milin, come disse Rabbi Yehuda. Perciò forse potrebbe confutare Rabbi Hanina. Shemara, lo, no. Poiché c'è scritto nel verso è Itzushani, e questa cosa è diversa perché gli angeli li spinsero di camminare rapidamente, li fecero affrettare, e però questa cosa è diversa perché fecero una distanza che normalmente uno camminerebbe ci metterebbe di più, ci metterebbe, sono 5 milioni, però ci metterebbe di più di quanto dal momento che sorge l'alba fino allo sputare del sole, che abbiamo visto secondo la Biuda sono 4 milin, perciò 5 milin ci durerebbe di più, cioè siccome si affrettarono, perciò lo fecero in meno tempo. Tashma, ti porta una dimostrazione contro ciò che disse Rava. Mitzrayim ha'etah, e dice una braita, Mitzrayim ha'etah, arba'mot parsa, Abbiamo pensato che d'Egitto ha una superficie di 400 parsa per 400 parsa. Un Mitzrayim è un Chelek Mishishim Bekush, è un sessantesimo di Kush, del paese Kush. Bekush Chadishim Be'olam, e Kush è un sessantesimo del mondo. Be'olam Chadishim Be'gan, e il mondo ha una superficie di un sessantesimo la superficie di Gan. Vegan Chavishim Be'eden, e il Gan è un sessantesimo di Eden. Vediamo che Gan Eden sono due parti diverse. Ve'eden Chavishim Be'ginom, Eden un sessantesimo di superficie di Ginom. Nimzak Olam Kolo Ki Kisui Gzera LeGinom. Cioè vediamo che tutto il mondo è come totalmente piccolo come un coperchio di una pentola rispetto al Gehinom che è molto più grande. E perciò Tiufta, questa è una confutazione ciò che disse Rava. Questo qua porta una dimostrazione contro ciò che disse Rava. Tashma, ho studiato Tanat e Eliyahu, ho già menzionato qualche volta che una volta ho trovato un libricino intitolato in ebraico, intitolato Iudei Roma, gli abitanti di Roma, gli ebrei di Roma. E lì c'è scritto questo libro, è un libro di storia degli ebrei romani. E lì dice che Tanat Eliyahu non fu scritto dagli Amoravi come parecchia gente pensa, ma sì da un saggio romano chiamato Eliyahu. Tanat Eliyahu, Rabbi Natan Omer, Kol HaYishuv Kulo Tachat Kochav Echad Yoshev, che tutto il mondo abitato dagli uomini, cioè dall'umanità, si trova di sotto di una stella. Teda, e adesso la dimostrazione è poiché Sharei Adano Tene Novi Kochav Echad, che se uno guarda questa stella, una stella, Olech LeMizrach, Omed Kenegdo, e se guarda quella stella, vede che si trova davanti a lui. E se va le Arba Ruchot Olam, se va completamente all'altra estremità del mondo, uno dei quattro, in qualsiasi una delle quattro direzioni, Omed Kenegdo, tuttavia, vede che questa stella si trova di fronte a lui, è come se non fosse cambiato nulla. Miklal, de Kol HaYishuv Kulo Tachat Kochav Echad Yoshev. Perciò vediamo che tutto il mondo si trova sotto una stella. E perciò vuol dire che il mondo è molto più grande di 6.000 parsaot, come disse Rava. Perciò
Perciò questa è una confutazione contro Rava. E infatti ci possono essere parecchie stelle che si scopre se si facciamo così. Vediamo che come se la stella non si mosse per niente se andiamo da una direzione del mondo fino all'altra. E la ragione è astronomicamente, la ragione è poiché siccome le stelle si trovano a distanza enorme dalla Terra, e stiamo parlando di parecchi miliardi di, possono essere 100.000 anni luce o anche miliardi di anni luce. E la ragione è poiché a causa di tale distanza l'angolo che quando uno viaggia da un'estremità della Terra all'altra, l'angolo è talmente piccolo che non cambia veramente nulla. E perciò questa è la ragione perché la stella o qualsiasi stella si vede sempre la stessa posizione anche se uno viaggia da una parte del mondo all'altra. Tashma, adesso la Corona porta un'altra dimostrazione per dimostrare che ciò che dice Rava, che il mondo misura 6.000 parsot, che ciò è incorretto. Adesso dice, Eglà, la vitella, intende la costellazione Toro nel zodiaco, che la costellazione Toro si trova a Bazzafò nel nord, via Krav, Vaderom, e Scorpione nel sud. Bikoreshev Kulo e Noeshev Ela, bene, Glala Krav, e tutto il mondo si trova, il mondo come capivano allora, si trova tra Egla, tra la vitella, cioè costellazione del toro, e lo scorpione. Ciò vuol dire che tutto il mondo popolato dall'umanità si trova tra questi due limiti. Benché tra la costellazione del Toro e la costellazione Scorpione vi sono parecchie stelle, ognuna è enorme, che è grande assai, che potrebbe coprire tutto il mondo, cioè la Terra. E perciò vediamo che la Terra si trova, è ben più piccola tra Toro e Scorpione. Perciò vediamo che il mondo si trova tra Toro e Scorpione. E Vikoleshov Kulo e no Hove Era Shachat Biyom, che il Sole si trova al di sopra della zona popolata dall'umanità solo per un'ora, delle 12 ore diurne. Shein Hamani Knesset Leishuv Ela Shachat Biyom, che il sole copre solo in tutta la zona popolata dall'umanità solo per un'ora al giorno, mentre il resto del giorno copre deserti, mari, eccetera. Ti dà infatti Shebechamesh nella quinta ora del giorno, cioè da quando sorge l'alba fino alla quinta ora, Chama Mizrach, che il sole si trova a est, Ubisheva Chama Arav, e se una persona ha forza, cioè sana, può vivere 80 anni, diciamo, ma non in media, non molto di più di ciò, secondo ciò che dice il verso qui. Cenemari, Meshna Tenvaim Shivim Shana, Vimi Guru Shunim Shana. E perciò, Min Aretz al-Rakia, adesso, dalla terra fino al cielo, Maalah Hamesh Matana, un viaggio dura 500 anni. Vyogyosh al-Rakia, Maalah Hamesh Matana, lo spessore del firmamento è di viaggio di 500 anni. Uben, Kol Rakia al-Rakia, Maalah Hamesh Matana.
La distanza tra ogni firmamento, vi sono 7 firmamenti, la distanza tra ogni firmamento, il viaggio dura 500 anni. Vehem ben corra chi era chi è. E cioè tra ogni firmamento dura il viaggio 500 anni. E come ho detto, ogni firmamento ha uno spessore di 500 anni. E cioè abbiamo 7 per 500, 3500, più 7 volte 500 nuovamente, altri 3500. Sono 7 perché tra di loro sono 6 volte, 6 spazi tra i 7 chilometri, però dobbiamo aggiungere anche lo spazio tra la Terra e il primo firmamento, che sono altri 500, perciò sono 7.000 anni di viaggio. Dura un viaggio di 7.000 anni per arrivare al firmamento più superiore. E siccome abbiamo 365 giorni. E dopo 7 ore il sole si trova a ovest e Hatzisheva e alle 11:30 AM e a Hatzisheva vuol dire che alle 12:30 del pomeriggio Chama vedete però scordate che il sole si trova perpendicolarmente sulla testa di ogni persona, si intende sulla zona abitata, che si trova di sopra della propria testa, proprio a piombo. E questo è il tempo che il sole va e si trova al di sopra della zona popolata della Terra. E perciò se solo un'ora delle 12 ore e il resto del tempo il sole si trova su deserti e su mari, e perciò vediamo che il mondo è ben più grande è solo perché la zona popolata è solo una parte di 12 ore e il resto delle 11 ore il Sole si trova al di sopra del resto della Terra, perciò vediamo che la zona popolata è ben di più di 1000 parsot. E perciò è ben più grande, la Terra è ben più grande di 6000 parsot. Perciò questa è una dimostrazione contro la perciò giusta. È una confutazione. Tashma Adamara Yochanan Bezakai, Machubai e Shivatu Bat Kol, l'Otto Rasha, che Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, che è il re di Babilonia, che Chazal dicono che era alto un palmo, che era un nano. E disse, Vishashamar, Eliab Mautayav ed Amelaidon, che mi solleverò su un'alta nuvola e sarò simile a Hashem, voglio essere simile a Hashem. E Sabbat Kol Bamralo, e fuoriuscì una voce celeste che gli disse, Rasha ben Rasha, Malvagio, figlio di Malvagio, Ben Benosce Nimrod Rasha, nipote di Nimrod il malvagio, Shimrit Kol Aram Kulo Alai B'Malchuto, che causò che tutto il mondo si ribelli a me. Kama Shnatash El Adam, quant'è la longevità non media una persona? Shivim Shana,
70 anni. Ve'im bigvorot 80 shana. Se uno ha le forze e ha salute, può vivere 80 anni. Shneimar, imesh notem vayim 70 shana, ve'im bigvorot 80 shana. Min haaretz ad ha'rakia, adesso la distanza tra la terra e il firmamento, il primo firmamento, malach 500 shana. Dura 500 anni. Vobyoshe rakia malach 500 shana. E lo spessore di un firmamento dura per attraversarlo 500 anni. Uben korakir rakia malach 500 shana. E tra ogni firmamento il tragitto dura 500 anni. Vehem ben korakir rakia. E tra ogni firmamento la distanza è di 500 anni. Adesso la Gemara altrove dice che la terra ha uno spessore come lo spazio per arrivare dalla Terra al primo firmamento, che sono 500 anni. Perciò, facendo il conto di una persona può camminare 10 parsot al giorno, moltiplicato da 365 giorni solari all'anno, moltiplicato per 500, da 1.825.000 parsaot che uno percorrerebbe durante 500 anni. E perciò vediamo che il mondo, cioè la Terra, è molto più grande di ciò che disse Rava, che disse che il mondo ha 6.000 parsaot. E perciò, siccome Nebuchadnezzar disse che lui vorrebbe e ebbe intenzione di piazzarsi su una nuvola nel cielo e disse che voglio paragonarmi a Hashem, perciò la risposta è che Achel Sheol Turad Eliyahu Ketebor, verrai abbassato in una fossa, e la massima profondità di una fossa. E perciò vediamo che questa è una confutazione contro Rava, perciò Tiufta. Infatti questa è una dimostrazione contro Rava. Tanno banan. Versante la verità. Chachmei Yisrael omrim, i saggi ebrei dicono riguardo all'astronomia delle costellazioni del zodiaco rispetto al Sole. Galgal, e qui si riferisce alla fascia dello zodiaco, Kavua è fisso e non si muove. Un Mazalot Chozrim, e le costellazioni accompagnano il Sole per un certo pezzo, un certo itinerario, e poi tornano alla loro posizione. Mentre invece Chachmei Umot HaOlam omrim, mentre invece i saggi, gli astronomi gentili dicono Galgal Chozer Umazalot Kuvim. Adesso vi faccio vedere uno schizzo che ho fatto. Questa è la fascia dello zodiaco. Vedete qui? Questa è la fascia dello zodiaco con le 12 costellazioni. Questa è la Terra e questo è il Sole, che ha una traiettoria che si chiama eclittica. La traiettoria del Sole, che è diversa da quella dello zodiaco, che vi è un angolo tra i due piani 23 gradi. Adesso ciò che dicono i saggi gentili, gli astronomi gentili, che le costellazioni dello zodiaco sono fisse nella fascia dello zodiaco, e quando tale fascia
gira, così ugualmente le costellazioni vanno appresso a tale fascia, ma non sono indipendenti nel loro movimento. E essi sostengono che la sfera del movimento solare è diversa dal movimento dello zodiaco, e quindi sono indipendenti, e che vi è una differenza di velocità tra quella del Sole e quella dello zodiaco. Amarebi, e ciuvali di Vrehem, veramente si potrebbe chiedere, cioè cercare di distruggere la tesi dei saggi gentili, Meolam lo mazzino e glava d'orom a crava safon. Cioè, la costellazione Egla vuol dire vitella, ma si riferisce alla costellazione del Toro, che la costellazione del Toro si trova sempre nel nord, e la costellazione di Akrav si trova sempre nel sud. E dice Rebbe che non abbiamo trovato mai un caso che si scambiano le posizioni, che troviamo la costellazione del Toro nel sud e la costellazione dello scorpione a nord, poiché secondo ciò che dicono i saggi gentili, gli astronomi gentili, che vi è una differenza di velocità, e perciò vi sarebbe un momento che la fascia dello zodiaco dovrebbe girare, e mano a mano le posizioni delle costellazioni del Toro e dello Scorpione dovrebbero scambiarsi, perciò dovrebbe quella del Toro dovrebbe andare a sud e quella dello Scorpione dovrebbe andare a nord, ma non troviamo una cosa così, ciò non accade mai. Perciò Rebbe dice che questa tesi degli astronomi gentili è insostenibile. Matkefla Ravacha Bar Yaakov, però Ravacha Bar Yaakov lui obietta e dice: Vedilma kevutzina derechaya, che forse è come queste due ruote, cioè le due sfere, quella solare e quella dello zodiaco, sono come le due parti di una macina di un mulino che per macinare frumento, cereali, eccetera, che sono due mole indipendenti, ed ugualmente in ami che zinor de dacia, come l'asse di una porta, che l'asse si trova è fissata allo stipite di un telaio di una porta, e la porta gira attorno al telaio, cioè all'asse, scusi. Adesso, se noi diciamo prendiamo un telaio che acquistiamo nuovo e teniamo la porta fissa, allora il telaio gira, o la porta gira e il telaio è fisso. Ugualmente riguarda due mole, una mola superiore può girare e la mola inferiore può essere fissa o viceversa. E quello che dice Rav Alvar Yaakov, scusi, Rav Acha Bar Yaakov, che i due sistemi sono indipendenti, e non è detto che forse che è possibile che la sfera che porta il sole, che fa muovere il sole rispetto alle stelle, o le stelle rispetto al sole, cioè è come quando uno sta fermo in una stazione ferroviaria e vede un treno che gli passa accanto, uno potrebbe pensare che è il proprio treno che si muove, veramente è l'altro treno che si muove. E perciò vi è questo dubbio, e non è detto, come disse Rebbi, che la tesi dei saggi Goim è
è insostenibile. Adesso la Gemara porta un'altra disputa tra i saggi ebrei e i saggi goyim. Chachmei Salomrim, Beyom Chama Melechet Lemata Minarakia, che di giorno il sole va al di sotto nel firmamento, e Ubalaila Lemana Minarakia, e di notte al di sopra del firmamento, e che non si vede. Chochmei umot haolam omrim, b'yom chama melech lemata min harakia, e questo è uguale a ciò che dicono i saggi ebrei, che di giorno il sole va al di sotto del firmamento, b'laila lemata min hakarka, e di notte va al di sotto della terra. Amarevi, venirin divrehem midvareno, e preferisco la tesi dei saggi goim, che è l'opinione dei saggi ebrei, poiché Shebayom, ma è nozione olimpica, che di giorno l'acqua di sorgenti è fredda, poiché è lontana dal sole, Ubalaila, Rotchim, e di notte l'acqua è calda, poiché e il sole riscalda la terra e la terra riscalda l'acqua delle sorgenti. E per questa ragione uno dice Rashi che uno può vedere un vapore sui fiumi di mattina. Tania mi ha sentito Braitara, Natan Omer, Bimota Chama, Chama Malecha Begova Shel Rakia, che di giorno il sole, di estate, il sole si trova su, sul cielo, sulla testa nostra, verso mezzogiorno, quasi perpendicolarmente. Lefichach kol haolam kulo roteach, perciò tutto il mondo è caldo, e ma yanot zonanim, però le sorgenti sono fredde, poiché il sole è lontano da essi. Bimot hagshamim, però d'inverno, chama mealechet b'shipurei rakia, che il sole si trova a un'altezza abbastanza bassa, le ficha colam colozone, perciò tutto il mondo è freddo, o ma no, e le sorgenti sono fredde, scusi, sono bollenti, sono calde, poiché, poiché le sorgenti si trovano vicino al bordo della terra e sono vicine al sole, che secondo la tesi di Rav Natan le sorgenti derivano da lì. Comunque, ragione perché d'inverno, anche se vi è il sole scalda poco e invece d'estate il sole scalda parecchio, ragione poiché quando sono i raggi solari cadono sulla terra, se sono a diciamo 90 gradi a piombo sulla terra, la concentrazione di raggi solari è la concentrazione molto più alta, perciò riscaldano di più. Mentre invece d'inverno, che il sole è basso, perciò il fascio di luce del sole è molto più allungato e si espande su una superficie ben più grande. Perciò per ogni unità di superficie vi è ben meno luce e illuminazione del sole e calore solare. Per questa ragione d'inverno fa più freddo anche se c'è sole. Questa è la ragione, la differenza tra le due stagioni, estate e inverno. Tra banan, abbiamo sempre la barba shvilim chama mealechet. Il sole viaggia su quattro itinerari. Nel periodo di Nisani Yar Sivan, Mealeche Barim, Kedei Lefasher et Ashlagin. In questi 3 mesi il sole si trova sulle montagne, e questo da primavera in poi, durante primavera, per
liquefare per sciogliere le nevi affinché scenda l'acqua dalle montagne. Nel periodo di Tammuz Av-Elul, durante questi 3 mesi, Malech Beishuv Kedel Vashet HaPerot, il sole cammina su, si trova al di sopra delle zone abitate affinché maturare la frutta, affinché la frutta maturi. Nel periodo di 3 mesi di Tishrei Mar Cheshvan Kislev, Malech Beyamim Kedel Liyabesh HaNe'arot. Il sole si trova al di sopra dei mari per seccare i fiumi. E durante i 3 mesi di Tevet Vadvadar, Melech Bamidbar, il sole si trova sui deserti, Shelo Liyabesh HaZera'im, affinché non causare che i semi delle zone abitate e della popolazione umana che non si secchino i semi. Abbiamo studiato la Mishnah che Rabbi Eliezer Omer mi ha scoppato e a Zara Velachut, che se uno si trova proprio all'ingresso del santuario, e a scopa vuol dire la soglia, si trova proprio accanto alla soglia, però all'infuori del santuario, e non sta dentro il santuario per poter offrire il Korban Pesach, è esente dall'offrire il Pesach Rishon, il primo Pesach, perché è considerato come se fosse lontano, e perciò lo deve offrire il secondo Pesach. Chiamarà, e a far grande mazzi Ael, ve lo amrian lei cum Ael, ma lì potrebbe entrare, non gli diciamo forse vai, entra e offri il sacrificio Pesach, di Pesach. Batania, ma abbiamo studiato che Yehudi Arel Shlomal, Anushkara di Rabbi Eliezer, e lo stesso Rabbi Eliezer dice che un ebreo che è Arel è colpevole di Karet, secondo Rabbi Eliezer. Perciò vediamo che diciamo a un ebreo che è Arel, vai fatti la Milà. La ragione per la quale è Chayav Karet, poiché un Arel non può mangiare Korban Pesach, e perciò è colpevole, perciò deve fare la Milà. Amar Abaye, derech rechoka le Tahor, ben derech rechoka le Tameh. I casi sono diversi, poiché ciò che abbiamo detto che uno che è lontano, che è esente dal fare il Korban Pesach, questo significa una persona che è pura e che si trova che è lontana. E questa è un Zerat HaKatov, è un decreto, Minat Torah, che è esente. Ed ugualmente uno che si trova anni fuori dal santuario, proprio accanto alla soglia e potrebbe entrare, ma non entra, anche benché potrebbe entrare, comunque anche è esente. Questa è Gzeirat HaKatuv. Però uno che è impuro, gli diciamo vai, purificati. Ed ugualmente uno che è Arel, che potrebbe fare la Milà, non ha la scusa di non fare la Milà e di dire sono Arel, perciò sono esente dalla Milà, dalla Korban Pesach. No, è obbligato a fare l'impuro, deve purificarsi, e l'Arel deve fare Milà per poter mangiare Korban Pesach e offrirlo. Rav Amar, Tanai, veramente questa è una disputa tra Tanaim. Ditania Rabbi Eliezer Omer, Neymar Richuk Makom Pesach, Neymar Richuk Makom Maaser, che riguardo a Pesach che è scritto nella Torah, che uno che si trova lontano ed ugualmente uno che devo portare con sé Maaser Sheni a Gerusalemme, che può redimere la frutta, il prodotto, che la Torah dice chi irchak mimcha makom, se sei lontano. Perciò malalan chutz l'achilato, così riguardo a Maaser che si trova all'infuori del posto dove viene mangiato, cioè all'infuori di Gerusalemme, Avkan, anche riguardo al Korban Pesach, Chutz Achilato, all'infuori di Gerusalemme, cioè al muro di Gerusalemme. Però uno che si trova che si trova a Gerusalemme, all'infuori del santuario,
E allora se gli dicono entra e offri il Korban Pesach, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer invece, che riguardo a Pesach, Chutz L'Asiyato, all'infuori, che si riferisce a Rachok, che lontano, si riferisce ovviamente all'infuori del santuario, non all'infuori delle mura di Gerusalemme, e perciò anche se si trova proprio accanto al santuario, che potrebbe entrare comunque, considerato che si trova lontano e perciò è esente. E questo viene derivato da Gzera Shavah, quello che abbiamo appena visto da Maaser. Perciò vediamo che vi è una disputa riguardo ciò. Che mana asla ha chiagmarà? Secondo quale Tanà segue l'opinione di ciò che dice Rabbi Yitzchak bar Rabbi Yosef Bitmeim, quando vi sono persone che sono impure, e vogliamo sapere se, siccome se la maggior parte del popolo ebraico sono impuri, allora possono finire con Pesach in stato di impurità, e la maggioranza si riferisce anche a una persona in più, diciamo ci sono 500.000 ebrei che sono puri e 500.000 è una persona, 501 che sono impuri, allora si può offrire Korban Pesach in stato di impurità. E dice, riguardo ai puri, noi consideriamo solo coloro che si trovano, che sono impuri, che si trovano nel santuario, nell'atrio del santuario. Poiché coloro che si trovano lì fuori sono considerati come se sono lontani e perciò non sono considerati coloro che offrono il Korban Pesach. Secondo quale opinione segue ciò che abbiamo appena detto adesso? Che Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Eliezer, che questa sia l'opinione di Rabbi Eliezer, che uno si trova lì fuori del santuario, è considerato come se fosse lontano, che perciò è esente. Versione Mishnah, Amano Rabbiosi, Lefichach, e vi è un punto sulla Hei, di Hei di Rechokah, non perché è veramente lontano, ma benché, anche se proprio accanto alla soglia del santuario. Abbiamo già parlato questo all'inizio, quando abbiamo studiato la Mishnah. Tanya Masenda Braita Rabbi Yossi Glili Omer, Derech, c'è scritto la Derech Chokah, che si trova lontano, Shomei Ani, che è esente solo se si trova Malach Shnayim o Shlosha Yamim, solo se si trova a distanza di 2 o 3 giorni. Avrei potuto pensare così. Però, siccome la Torah si esprime così, che non era in viaggio, ma la Torah non specifica la distanza che ci deve essere. Perciò, Magheche mi scupata Azara ve la Chutz, caro Iderech. Perciò dimostra che persino se si trovano fuori della soglia del santuario, anche considerato come se fosse in viaggio, e perciò è esente. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.